Che vista! Guardate il colore! Ci fanno la canna al momento. Siamo arrivati al lago del Monteveglio. Adesso andremo al Pinamo Mirador. Andremo a vedere, vi farò vedere questa vista spettacolare. Vediamo questa scalata, questa camminata. Come vedete, su questa scalinata c'è pieno di prodotti tipici del Guatemala, essendo veramente molto vicini alla frontiera. Siamo arrivati in cima, ragazzi, beccatevi che vista, eh? Ne vale assolutamente la pena. Wow. E adesso noi andremo qua sotto e, se tutto va bene, faremo un giro con queste zattere. Sì, queste qua sono tutte erbe naturali e ognuna ha il suo scopo. Per dire, questo è per gastritis, mi dicono, sì, no? Per la gastrite, e después eso per il corazon. Che stiamo scendendo alle zattere. Guardate che spettacolo. Proprio lì. Allora, ragazzi, praticamente siamo partiti e dobbiamo remare. Vediamo se ce la facciamo. Finché la barca va, lasciala andare. Cioè, ma ragazzi, ma che esperienza sono che stiamo facendo? Ci beccatevi. Com'è l'esperienza, ragazzi? Bella, è un'esperienza unica. Siamo attaccati al confine con il Guatemala. Buenas tardes, siamo arrivati sulla prima isoletta. Siamo su questa ed eravamo là, abbiamo tutta attraversata. Siamo su questa bella isola tipo Robinson Crusoe. Andiamo a farci in giretta. Siamo in mezzo alle montagne, come vedete. Ed è comunque un paesaggio fantastico. E ci hanno spiegato che là sopra Antonio Banderas, che tutti lo conoscerete, si è lanciato per una pubblicità della birra cerveza Corona. Adesso saliamo da questa scalinata tutta naturale, che è bellissima, e andiamo a vedere al Mirador. Wow, ragazzi, beccatevi. Wow, guardate il colore. No, vabbè. Che spettacolo. Ragazzi, siamo nel paese della meraviglia qua. Cioè, guardate dove stiamo andando. C'è da una parte il lago, dall'altra. Guardate qua. Ah, vabbè. Ah, con le piante. Siamo tornati al punto di partenza e adesso, Carlos, andiamo a mangiare qualcosina di super super tipico, guardate. Guardate, ragazzi, ci fanno la canna al momento. Tortillas scaldate sulla stufa. Questa, ragazzi, è una birra del Guatemala, essendo vicinissimi alla frontiera, quando è che ci ricapita di avere una birra guatemalteca. Poi è arrivata la mia carne, come avete visto prima, fatta al momento, con i fagioli, riso e tortillas. Ragazzi, siamo al limite del Messico, gli Stati Uniti messicani, guardate. Qua c'è il Messico, là qui c'è Guatemala. E questa, come si chiama? Come si chiama? Mojonera. Praticamente questo è quello che divide gli stati, no? Quindi da parte di qua c'è il Messico e da parte di là è Guatemala.